diciamo, la politica italiana. In questo dossier che gli Stati Uniti hanno preparato all'amministrazione americana non c'è nulla, ripeto, non c'è nulla che possa riferirsi all'Italia. Questo è stato certificato dal governo e dagli organismi istituzionali. Altra cosa è l'ingerenza straniera, russa, cinese e anche di altre potenze in Europa e quindi anche in Italia, perché è sistematica, continuativa, non soltanto ovviamente in campagna elettorale, ma durante la vita sociale, produttiva e istituzionale del nostro paese. L'ingerenza straniera esiste e noi dobbiamo reagire insieme, garantendo l'agilità, l'abilità delle nostre istituzioni, garantendo sostanzialmente che in ogni fase della nostra vita istituzionale si possa operare liberi da ogni forma di ingerenza. Si può farlo, tanto più se in questa campagna elettorale le forze politiche abbiano, come dire, una concezione comune della sicurezza nazionale e si eviti quella forma di delegittimazione, di denigrazione, di criminalizzazione dell'avversario che non giova a nessuno. Anzi, semmai, se qualcuno ci guadagna sono proprio Russia e Cina che cercano di delegittimare continuamente, in tutti i modi, anche attraverso la guerra cibernetica e probabilmente anche la corruzione e lo spionaggio, le istituzioni democratiche dei paesi europei e occidentali. Non facciamo il loro gioco. La posizione di Fratelli d'Italia è chiara e netta, ma io dico che è anche chiara e netta la posizione del centrodestra, perché noi siamo dell'avviso che le sanzioni sono uno strumento necessario, assolutamente efficace. Se la Russia oggi è in difficoltà in Ucraina è perché noi abbiamo inviato le armi e gli equipaggiamenti necessari appunto al contrattacco e anche perché le sanzioni hanno colpito sostanzialmente l'apparato militare della Russia, che non è più in condizione di riprodurre quelle scorte, quelle munizioni, quelle armi che ha già perso nel conflitto drammatico che ha scatenato in Ucraina. Quindi aiuti di armi, di equipaggiamento e sanzioni sono la tenaglia che possono fermare questa guerra, che possono fermare l'aggressione.